Buongiorno amici, non so dove poggiarvi qua. Benvenuti nel terzo vlogmas. Io mi sto vestendo perché, come vi ho detto ieri, sto portando Woody dalla veterinaria. Maglioncione caldo, anche perché non ho idea di cosa mettermi oggi, quindi jeans e maglioncione è sempre la risposta. Stamattina mi sono svegliata un po' prima del solito, così vi ho già editato il vlog di ieri, perché oggi devo andare all'università perché il professore ci riporta finalmente gli esami che abbiamo fatto l'11 novembre, li ha finalmente corretti e oggi scopriremo quanto ho preso e se posso verbalizzare il voto oppure no. Chiaramente adesso non mi trucco perché così risolvo subito questa questione. Sì, eccolo, così andiamo a controllare questo vaccino che tra l'altro non gli ho fatto fare ad ottobre. Che occhiali sono zozzi, incastro sempre i ciuffi più lunghi dietro, sono pallida come non mai. Allora, libertino sanitario, portafoglio, cellulare e si va. Ci vediamo quando torno. Eccoci, sto contemplando come sempre il casino della mia stanza perché c'è un disordine, dovrei vergognarmi, adesso metto a posto. Però intanto volevo mangiarmi il mio cioccolatino del calendario dell'avvento perché stamattina ancora non l'avevo mangiato, quindi adesso apriremo insieme. Allora, adesso lo apriamo, qui scopriamo insieme che cioccolatino abbiamo. Comunque, con Budino tutto a posto, è lì che dorme perché lui ogni volta che andiamo dal veterinario si stressa da morire, va in ansia, sta bene, ha una piccola ernia ombelicale, però non è niente di che, quindi bisogna semplicemente controllarla ogni tanto perché diventa un problema solo se si ingrossa, ma è tendenzialmente innocua, quindi va tutto bene. Aspettate che mi sta chiamando mia nonna. Pronto? Ciao nonna. Sono esattamente gli orari in cui io sono in giro? No, certo, ci metti tantissimo. Va bene, ok. Ciao nonna. Ciao. Me lo stavo mangiando senza mostrarvelo. Credo che sia una scarpetta. Credo. Credo che mezzogiorno e mezza massimo già uscirò perché dobbiamo appunto incontrarci col professore e non voglio rischiare di far tardi. Che mi metto gli stivaletti, questi qua per intenderci, dentro c'è un sassolino. Mi sono truccata, ho fatto questa sorta di smoky marrone con questo ombretto in crema che vi faccio vedere perché è bellissimo. È un regalo che ho ricevuto recentemente, è un paint pot di MAC che si chiama Groundwork. È il regalo di un decluttering, quindi non è nuovo, con dei riflessi tipo argentati, comunque dei riflessi ancora più freddi, si sfumano bene quando li applicate e poi si fissano e durano tutto il giorno. Ho messo anche la matita nera perché mi piaceva di aggiungere un po' un effetto più definito allo sguardo. Stavo sentendo con Elvi per capire lei che orari aveva di lezione. È mezzogiorno e 21 e io sto uscendo. Mettiamoci un po' di profumo, usando sempre quest'acqua profumata di Victoria's Secret, adesso siamo contro luce, che si chiama blush, che la sto per finire. Ho messo questi orecchini che vi piacciono un sacco, ogni volta che li metto ricevo almeno due domande di che marca sono, dove li ho presi. Purtroppo non posso mai rispondervi soddisfacentemente perché li ho comprati in una bancarella a Orbetello, in Toscana, vicino Capalbio, da un signore che vendeva orecchini artigianali, diciamo, e questi mi hanno colpito subito perché sono molto particolari, sono fini, però sono anche molto particolari, mi piacciono un sacco, molto nel mio stile.
Buon salve amici, allora mi sono portata dietro la macchinetta per farvi un pezzettino qui in macchina, ma più che altro perché io riprendo spesso con l'iPhone, però l'entrata USB del mio computer è molto difettosa e quindi tutte le volte per esportare video dall'iPhone ad iMovie, che è il programma che uso per montare video, ci metto tipo tre quarti d'ora e quindi per semplificare mi sono portata dietro la macchinetta, perché tanto oggi non sarei stata troppo in giro, comunque sono in macchina quindi non devo passeggiare, non mi importa molto del peso e quindi me la sono portata per salutarvi. Allora, sono alle 3 meno un minuto, io adesso un paio di minuti e salgo a fare le ripetizioni, sono parcheggiata qui nel condominio dove abita la bimba, ormai è ragazza. E vi volevo salutare. Allora, ho saputo il voto dell'esame, ho preso 30, e non ve lo dico per farne un vanto, ma spesso me lo chiedete, e quindi niente, è andato bene. Questo professore mi mette sempre molta angoscia, più che altro perché, non lo so, c'ha un modo di fare con gli studenti che non mi piace. Comunque non mi lamento, perché ovviamente l'esame è andato bene, sono molto contenta. Comunque mi ero preparata, quindi penso di essermelo meritato. Questo non lo so, lui ha detto che ha allargato molto i voti ad alcuni che non si meritavano voti alti, spero di non essere tra questi. Sono veramente molto stanca, mi sono presa il caffè, ho pranzato alle 2 alla fine perché non avevo fame prima e abbiamo finito questa riunione col professore alle 2. Ho mangiato il riso con i pomodori e il tonno al bar di fronte all'università. C'era pure Elvi, così ho salutato anche lei che andava a lezione, c'era lezione alle 2:30. Sì, perché mi sa che non ve l'avevo detto ancora, però Elvi sta facendo lingue nel mio dipartimento e quindi ci vediamo spesso quando abbiamo lezione tutte e due. Va bene, basta, sto blaterando e anche ruminando, vado a fare lezione. Hello sunshine! Potevi fare la cuoca? No, la youtuber. Sto scherzando. Vieni qui. Vieni subito. Mamma mia, dai, lei. Vieni qui. No, Pudi. No, Pudi. Pudi. Lui capisce chi comanda. Cioè, ho portato adesso fuori Pudi. Stasera fa un freddo. Tanti, mi sono presa il computer. Qua sta facendo la pasta. Volevo vedere se appunto su replay posso vedere la nuova puntata di Medici. Tra l'altro io non so mai, scusate il riflesso super blu degli occhiali, ma ho fatto mettere il filtro per gli schermi, perché io sto sempre davanti a uno schermo praticamente. Dicevo, non so mai come le strutturano queste puntate, cioè se ne esce una settimana, mi sembra sì. Che siano due a settimana, una dopo l'altra. Yes. Che tra l'altro neanche mi ricordo troppo bene la seconda. Cioè forse sì, che mi sa che li ho trovati. Sono due episodi. E quindi adesso mi prenderò la mia cena e mi guarderò i Medici. O mentre altri si allontanano, oppure forse cerco soltanto un'occupazione. E che cosa mi consiglieresti ora? Dimenticate la guerra. Si può rispondere al fuoco col fuoco, ma senza il popolo non siete niente. E il popolo... Alla fine siete un topo anche voi. Ma a differenza loro, io so che potete farlo. Struccata e impigiamata, pronta per andare a dormire. Dunque, prima di salutarvi, facciamo due chiacchiere. Allora, intanto ho visto le due puntate dei Medici, troppo fighe. Cioè, veramente una serie troppo bella. Tra l'altro io sono sempre più in fissa con le serie in costume. Infatti, una che devo assolutamente recuperare è Downton Abbey. Mia mamma è fissatissima, io ancora non l'ho mai vista. Fatemi sapere se voi vedete delle serie in costume, se avete dei consigli. Però appunto adesso sono veramente strapiena di serie da finire e con cui mettermi in pari. Volevo dire appunto prima di andare a dormire che ho ripreso in mano Follia di Patrick McGrath, perché dall'ultima volta che vi ho parlato delle letture nei vlog in realtà non ho
letto tanto. Ho fatto l'abbonamento ad Audible di Amazon. Tanto Giulia sta facendo lo zaino e sta distruggendo la stanza. Comunque, ho fatto l'abbonamento ad Audible, adesso sto facendo il mese di prova gratuito, ce l'ho fino al 24 dicembre, perché in realtà io non sono mai stata particolarmente attratta dagli audiolibri, dal concetto di audiolibri, però è vero che io ho un vero e proprio fetish per farmi raccontare le storie, anche quando ero più piccola, ma tipo andavo alle medie così. Ogni volta che veniva magari una babysitter per stare con me, Giulia, e leggeva una storia a lei per addormentarla, io mi mettevo lì accanto e me la facevo raccontare anch'io. Mi piace tantissimo, infatti tra i miei video ASMR preferiti ci sono quelli di lettura perché mi rilassano da morire. Mi piace veramente tantissimo farmi leggere le storie e quindi ho pensato di fare il mese di prova. E sono in fissa praticamente perché adesso sto ascoltando un libro solo. E che tra l'altro è letto da Francesco Montanari, che è anche nei Medici, fa Girolamo Savonarola. Se avete visto il romanzo criminale sicuramente lo conoscete, perché appunto faceva il libanese. E sto ascoltando, non leggendo, sto ascoltando il Complotto contro l'America di Philip Roth. Io non ho mai letto niente di Philip Roth e tra l'altro ho visto che c'è questo appunto letto da lui. E ho ascoltato per adesso 4 capitoli ed è molto molto bello. Parla della nomination alla presidenza di Lindbergh, che era un repubblicano filo hitleriano, diciamo. Però ancora non vi dico niente perché appunto ho ascoltato poco e sono un sacco di ore di lettura, sono tipo 16 ore. Il lamento di Portnoy si chiama, sempre di Philip Roth, letto da Luca Marinelli, che è un altro attore italiano abbastanza giovane, sì, giovane, e fighissimo e bravissimo. E quindi niente, sono entrata in fissa, ancora non ho esplorato tutto, ma ci sono abbastanza libri che mi interessa moltissimo ascoltare e me li sto ascoltando quando devo fare dei tragitti lunghi in macchina, perché dopo un po' a sentire la musica mi viene mal di testa. E comunque mi piace molto ascoltare la musica quando sono in giro per strada, tipo in metro, così. Però quando sono in macchina la punto 8 mi viene mal di testa perché già nel traffico c'è molto rumore. E quindi mettermi l'audiolibro mi rilassa, insomma. E niente. E invece appunto la sera mi leggo il libro cartaceo. Anche perché se mi metto ad ascoltare l'audiolibro mi addormento, non capisco niente. Niente, fanciulli, io vi do la buonanotte. Domani c'è un bel po' di cose da fare, quindi non credo che resisterò molto sveglia. Se notate sono veramente stanca, sono diventata una vecchiaccia, cioè io alle 10:30 già ho sonno. E ci vediamo domani.